Giovanni Ciceri, presidente di Lario Fiere, Ristorespo, 18ª edizione. Il tema di quest'anno è rallegrare il pianeta. Sì, abbiamo pensato che siccome il claim del 2015, quindi si parla solamente di Expo e giustamente lo slogan dell'Expo è nutrire il pianeta. Noi abbiamo pensato che oltre che nutrirlo il pianeta ha anche bisogno di essere in un certo modo rallegrato, ma con molta serietà, cioè nel senso che sicuramente nutrire il pianeta è fondamentale, ma questo spirito che poi che deve esserci oltre al cibo deve essere il momento dell'accoglienza, quindi rallegrare come accoglienza, come ospitalità, come rifocillare, come star vicini e condividere. E questo qua è il messaggio che vogliamo mandare quest'anno, e tutta la manifestazione si dovrebbe svolgere seguendo questo filo. Lino Enrico Stoppani, presidente della FIPE, i pubblici esercizi hanno subito anche loro questa crisi, adesso forse si intravede una via d'uscita e diciamo che l'esposizione di Milano potrebbe essere anche la via giusta per arrivare a questo traguardo. Beh, speriamo, ci sono ovviamente prospettive migliori rispetto a qualche anno fa e si ha l'impressione insomma che gli elementi di fiducia e di ottimismo che circolano siano evidentemente concreti. I pubblici esercizi hanno pagato un prezzo notevole a questa crisi in termini di chiusura e quant'altro. Ci sono stati molti morti e feriti, e i morti e feriti certamente sono collegati agli effetti di una crisi. Il 2014 ha visto un saldo negativo di 10.000 imprese tra nuove aperture e cessazioni, e questo è certamente un dato collegato alla crisi, ma anche un dato collegato alla improvvisazione in cui molto spesso ci si approccia ad un mestiere considerato veramente facile, ma che invece richiede competenze, esperienze, passione, oltre che una consapevolezza di quelle che sono le difficoltà e l'impegno che impone, insomma. Però ritengo che l'ottimismo e la fiducia che circolano abbiano una motivazione vera. Questo riconoscimento alla carriera non vuole essere però una conclusione alla sua carriera, ma un incitamento ad andare avanti e fare ulteriori passi. No, io vedo questo premio come un regalo, quello che ha fatto per Risto Expo. Io non mi sento ancora arrivato, c'è ancora una strada da fare, però devo dire sinceramente sono maturo, non faccio tutte le cose, faccio le cose ben scelte ormai, perché la forza umana non è quella di 30 anni fa, però c'è questa grande esperienza, questa grande conoscenza della materia prima, la grande conoscenza come si comporta a livello umano in cucina. Io penso questo premio è un passo per andare avanti, non mi fermo, sicuramente no. Cantalupi Tavernerio, una selezione di prodotti locali presi direttamente dal produttore per portarli al consumatore, ma prodotti di che tipo? La nostra azienda si occupa di distribuzione alimentare, abbiamo salumi, formaggi, alimentari conservati in genere e anche il pesce fresco da un anno e mezzo. La nostra azienda in sostanza rifornisce alberghi, ristoranti, bar, pizzerie di prodotti alimentari in genere. Abbiamo una bella selezione di prodotti acquistata dai produttori selezionati negli anni, pensi che siamo la terza generazione, noi quindi dal nostro nonno, nostro papà che ci aiuta ancora e io e mio fratello, e li distribuiamo localmente, quindi abbiamo una distribuzione che si occupa di portare i prodotti a casa del nostro cliente in zone limitrofe alla nostra azienda, che è qua in provincia di Como, quindi facciamo bene la provincia di Como, andiamo anche a Milano, Varese, Lecco. Inoltre abbiamo un'azienda in Liguria che serve bene con gli stessi prodotti il Levante Ligure. Davide Verga, campione mondiale di pasticceria Juniores 2013, pasticcere emergente 2015. Ma quanto tempo ci vuole per allenarsi per arrivare a questo titolo? Per arrivare a questo titolo ci vuole molta dedizione e molto tempo dedicato all'allenamento, in quanto il giorno di gara, il giorno della competizione, bisogna arrivare che tutti i movimenti che bisogna fare devono venire in automatico, quasi a memoria, quasi da fare con gli occhi chiusi, si può dire. La pasticceria come è cambiata negli ultimi anni? La pasticceria, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, sta procedendo molto velocemente rispetto a una decina di anni fa, che c'è stato un po' un rallentamento dell'evoluzione della pasticceria. Adesso per fortuna, magari anche grazie a noi giovani che insomma siamo molto volenterosi,
sta procedendo, insomma, sta evolvendosi abbastanza rapidamente. Associazione Cuoche Brianzoli, dimostrazione di gara fra i ragazzi delle scuole alberghiere, che cosa devono fare in particolare? Allora, questi ragazzi si debbono fare una competizione di un primo, che è un risotto, e come secondo un pesce da sporzionare, perché quello che è veramente interessante è che lavorano insieme la cucina e la sala di questi ragazzi. E quindi andranno in contemporanea e verranno giudicati insieme, piano dai 16 anni fino ai 20 anni, 19-20 anni. Il Bitto della Valtellina, ma intanto esattamente da quale località? Noi siamo in Val Gerola, una valle che prende il nome dal torrente Bitto, e abbiamo il centro di stagionatura proprio nel comune di Gerola Alta, dove stagioniamo il bitto prodotto dai 12 alpeggiatori aderenti al consorzio Salvaguardia Bitto Storico.